24 luglio, oggi parliamo di un santo sempre più amato e venerato, motivo della sua vita austera e penitente e a motivo dei miracoli che hanno accompagnato la sua proclamazione a santo, la sua beatificazione e canonizzazione e dei miracoli che ancora si susseguono, miracoli proprio strepitosi che avvengono in Libano ma in tutto il mondo. Tra i miracoli più famosi c'è quello di un uomo che ha recuperato la vista completamente ultimamente, oppure quello di un uomo che ha sognato Saint Charbel, stiamo parlando di Saint Charbel, che gli toccava il braccio e la mattina si è svegliato e ha trovato l'impronta della mano di Saint Charbel che periodicamente si arrossisce ed emana sangue, è una sorta di stigmata, di segno lasciato da Saint Charbel. Ma forse il miracolo più straordinario è quello compiuto verso una donna, la quale era ormai paralizzata, prossima alla morte perché colpita da un ictus a causa di una occlusione delle arterie giugulari. Il santo in sogno la visita e la mattina lei si trova operata, cucita da Saint Charbel. E siccome avvenne questo miracolo il 22 di gennaio 1993, la donna che è ancora viva, e allora era giovane, relativamente, ogni 22 del mese questi segni di cucitura, queste ferite del taglio si ravvivano, diventano rosse. Sono segni naturalmente che Dio permette perché vuole che noi dobbiamo pregare questo santo. Una premessa dobbiamo fare: lui appartiene alla Chiesa Cattolica di rito maronita, cioè è Chiesa Cattolica a tutti gli effetti, però hanno un modo diverso di dire la messa, un calendario liturgico diverso, perché si rifanno al monaco San Marone, che era amico di San Giovanni Crisostomo ed era un grande taumaturgo, un grande facitore di miracoli. Questa chiesa è diffusa in Libano, in Medio Oriente e poi nella diaspora, cioè in Stati Uniti, Canada, Australia, Germania e naturalmente a Roma, che è il centro della cristianità. Dunque, Saint Charbel nasce l'8 maggio 1828 nella cittadina di Beqaa Kafra, nell'interno del Libano. Subito muore il padre, la madre si risposa con questo bimbo, con un parente che era anche sacerdote, poi è diventato, perché nel rito orientale i sacerdoti semplici possono anche essere sposati e questo padre lo educa cristianamente e lo ama come un figlio. Lui si chiamava Giuseppe Joseph Maclouf prima di entrare in monastero. Poi all'età di 23 anni entra in monastero, ha come maestro e professore un altro santo libanese maronita, San Nimatullah al-Ardini, che è stato anche egli canonizzato. Diventa sacerdote all'età di 24 anni e la sua vita risulta irreprensibile, tant'è vero che egli, quando viene sposato in un altro monastero, sente l'esigenza di staccarsi da tutto e da tutti e quindi si rifugia a poca distanza dal monastero nell'eremo di San Pietro. E qui passa quasi 20 anni. Per 10 anni non parla a nessuno, non parla con nessuno, eccetto emette le parole quando celebra la Santa Messa, a cui partecipano poche persone. Naturalmente tanti sanno della sua santità e alcuni miracoli già avvengono durante la sua vita, ma potremmo dire la sua santità rimane per lo più nascosta durante la sua vita. In ogni modo, per esempio, una volta i terreni, i campi erano infestati di serpenti e
lui, dopo la sua benedizione, questi serpenti cominciano a mettersi in fila e se ne vanno dai terreni, serpenti e vipere. Un'altra volta, per fargli uno scherzo, mettono, invece che l'olio, mettono l'acqua dentro la sua lucerna e lui accende tranquillamente. Quindi la lucerna è diventata un po' il simbolo iconografico anche. Io ho fatto dipingere nella chiesa di San Rocco una sua immagine perché sono molto devoto di lui, in quanto una volta quando facevo l'adorazione percepii misteriosamente, forse fu fantasia, non so, però percepì la sua presenza alla sinistra dell'altare dell'adorazione. E lui muore la vigilia di Natale del 1898 all'età di 70 anni passati, però naturalmente la sua festa non si può fare la vigilia di Natale, per cui è stata anticipata al 24 luglio invece che farlo il 24 dicembre. L'esplosione della sua gloria, l'uragano di gloria, per usare un termine che Papa Pio XI riservò a Santa Teresa di Gesù Bambino, avviene dopo la sua morte, perché il suo sepolcro, naturalmente allora non c'era elettricità, comincia a diventare luminoso. E quindi i monaci capiscono che devono disseppellirlo. Una volta disseppellito, il suo corpo comincia a emanare, a essudare un liquido, una manna particolare. Non solo è misteriosa, cioè non si sa bene che cosa sia questa manna,